Saranno impazziti quelli della Wells Fargo? Cioè, questi signori, una delle più grandi banche americane, affermano tramite il capo economista, che potete trovare sul web, verificare questa notizia, Joy Brazon, che la Federal Reserve, la banca centrale americana, potrebbe scoprirsi tecnicamente insolvente. Beh, io questa notizia ve la riporto, senza sapere né leggere né scrivere, all'interno di questo canale. Il titolo dei vari articoli che vengono riportati su questa notizia, cioè questa l'ho verificata, questa affermazione è del capo economista di questa grande banca degli Stati Uniti d'America, è proprio quella che le crisi, la crisi economica globale e le misure straordinarie messe in campo dalla banca centrale potrebbero diventare uno tsunami contro se stessa, contro la Federal Reserve. Ovviamente ci tengono a ribadire che è un'eventualità tutt'altro che remota, secondo questi esperti, e che avrebbe un impatto politico-economico consistente. E ci mancherebbe altro. Ovviamente il capo economista dice che qualora si dovesse verificare una situazione del genere, quindi stiamo parlando di un default tecnico della banca centrale, ci sarebbe un impatto politico ed economico che costringerebbe il Congresso a rivedere la sua posizione della Fed, e forse è quello a cui vogliono arrivare, no? Impossessarsi completamente di questa banca centrale, che è già loro, ovviamente. Già loro intendo dei banchieri che sono all'apice della Federal Reserve. Ovviamente questa situazione potrebbe creare uno sconvolgimento sui mercati finanziari che in questo momento sono protetti, come vi ho già spiegato, da uno scudo della Federal Reserve. Beh, dato che sto secolo ci ha abituato a situazioni imprevedibili, lo ripeto anche in questo video, vi ricordo la caduta delle due torri gemelle, la caduta di una delle banche più importanti nel 2008 degli Stati Uniti, che creò un crack finanziario, e inoltre vi ricordo anche, insomma, quello che è accaduto con il coronavirus, il Covid-19. Tutto imprevedibile. Chi poteva prevedere una situazione del genere? Se qualcuno avesse previsto una situazione del genere, gli avremmo dato del pazzo. In realtà sono accadute. Secondo gli economisti, tornando alla notizia della Wells Fargo, il bilancio della Fed ammonta, ascoltate bene, a circa 7 mila miliardi di dollari e verrà incrementato, dice questo articolo, entro la fine dell'anno di oltre 600 miliardi. Tuttavia, c'è anche un altro scenario, cioè qualora si dovesse prorogare questa crisi sanitaria, le attività della banca centrale potrebbero diventare pari a 11.000 miliardi di dollari. La Federal Reserve ha acquistato di tutto, ragazzi. Io so che alcuni analisti, anche sul web, vanno a ricercare situazioni, il perché i mercati finanziari americani, perché il DAX, la borsa italiana, non è che si è ripresa a V come si sono ripresi i mercati degli Stati Uniti d'America. Lì si sono ripresi così perché c'è la mano invisibile, anche, anzi totalmente visibile, della Federal Reserve e delle aziende che comprano degli zombie, come riporta questo articolo, come riporta il capo economista della Wells Fargo. La Fed compra persino debiti della fallita Hertz, quella delle auto a noleggio, se non erro. Il trend avviato a marzo, quando la Fed, per far fronte alla pandemia globale, ha iniziato ad acquistare titoli ad alto rischio e hanno iniziato a modificare in maniera sensibile il portafoglio della Federal Reserve stessa. Per esempio, ha iniziato a comprare bond di comuni, società ad alto rischio di insolvenza. Cioè, non ha comprato solo i titoli di Stato americani. La Fed ha comprato fette di aziende. La Fed ha comprato fette di banche decotte, di zombie. Gli attivi più rischiosi, ci dice questo documento ufficiale, diciamo di un capo economista, ragazzi, di un capo economista di una delle 4 o 5 banche più importanti degli Stati Uniti d'America. La Fed ha attivi più rischiosi che ammontano a circa 200 miliardi, poca roba, poca dolle, vi stavo dicendo. Ma potrebbero questi salire, a causa di questi acquisti massicci fatti in questi ultimi tempi, a un totale di 2.300 miliardi.
di dollari. Ora capiamoci, non è che l'insolvenza tecnica di un portatore di ultima istanza, aggiungo io, di una banca centrale europea, di una banca centrale americana, possa creare degli sconvolgimenti a livello finanziario e economico. Cioè è l'ultimo, no? Cioè quello che crea veramente il malloppo, crea questo denaro. Quindi non è che accade quello che accade con le banche commerciali che vanno fallite o salvate o unite, fuse ad altre banche. Non succede niente da questo punto di vista finanziario, cioè succede niente, attenzione, è una cosa molto importante, quindi qualcosa potrebbe succedere, però è facilmente riparabile, è colui che stampa la moneta, capito? Cioè è colui che fa tutto, colui che manovra, ok, come manichini, politici, banche e poteri in tutto il mondo, anche se vi ho spiegato in altri video. I poteri poi ci sono anche più sopra, parliamo della Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Banca dei Regolamenti, eccetera, eccetera. Ma il punto dove vuole arrivare la Wells Fargo, il capo economista, è che le ricadute a livello politico, economico e geopolitico sarebbero molto, molto importanti. Ora io ve lo dico sinceramente, non avrei mai pensato di portare una notizia del genere all'interno di questo canale, perché capite che a prescindere dalle ripercussioni economiche e finanziarie, avrebbe delle ripercussioni politiche, di uno stravolgimento economico, finanziario, valutario, che non sono prevedibili. Però è chiaro che nel momento in cui io trovo una notizia della Wells Fargo, del capo economista, me la devo riportare all'interno di questo canale. Poi magari è diventato lui un complottista, non lo so. A me era chiaro le mani della mano visibile e non invisibile, come si accenna in economia, del Federal Reserve sui mercati finanziari. Ok? È visibile. Ora, questa notizia non viene riportata all'interno dei grandi giornali, almeno io non l'ho letta, nazionali italiani, quali sono il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Milano Finanza o altri ancora, in cui bisogna ripetere tranquillamente: il mercato azionario americano è pilotato e manipolato dalla Federal Reserve. Molto semplice. È tutto in mano alle banche centrali, in Europa un po' di meno perché ha meno potere di quelli che sono i poteri che può avere la banca centrale americana. Una notizia del genere di norma dovrebbe essere riportata chiaramente, a chiare lettere, su tutti i giornali. Ora invece questa notizia qui, che ha dell'assurdo, perché anch'io gli do dell'assurdo, perché stiamo parlando del portatore di ultima istanza, cioè non stiamo parlando degli intermediari in mezzo che possono fallire perché ci sono vari motivi per cui possono fallire, ma di norma chi stampa è il potere di gestire le politiche economiche e finanziarie non può fallire. In realtà, quello che ci fanno notare è che nel bilancio della Federal Reserve si sta mettendo tanta di quella spazzatura, acquistando come attivi tutte queste aziende, che prima o poi collasseranno, sono degli zombie e quindi peseranno nel bilancio della Federal Reserve. Ora, l'articolo gira intorno al fatto che non sarebbe Trump a pilotare questa situazione, ma che sarebbe l'obiettivo della Federal Reserve dall'alto. Io sinceramente non mi esprimo su questo, è indifferente, ma questa notizia ci fa capire dove stiamo andando, a che punto siamo arrivati, a che punto è arrivata la manipolazione economica, finanziaria e aggiungerei anche mentale delle banche centrali, di questo sistema finanziario sull'opinione pubblica, anche sui giornali specializzati, che non hanno, ripeto, non il coraggio di riportare una notizia del genere, ma di riportare una notizia chiara, a lettere maiuscole, su tutti i titoli di giornale. Sappiate che siamo in mano alle banche centrali, sono loro che manipolano l'economia, che condizionano l'economia, che ci stanno portando all'interno, altro che capitalismo, neoliberalismo, questo è un socialismo finanziario, ragazzi, che porterà a dei default automatici, a degli sconvolgimenti incredibili, semplicemente perché non diciamo la verità, non diciamo come stanno le cose. Le banche centrali, la banca centrale americana sta manipolando totalmente tutti i mercati azionari. Quello che abbiamo vissuto in questi 3 mesi è incredibile e ovviamente creerà non una bolla che scoppierà domani mattina, ma creerà una mongolfiera, ragazzi, che quando imploderà farà sentire lontano e in tutto il mondo le sue ripercussioni.
perché le azioni che sta facendo la Federal Reserve, a prescindere che incidano sul suo bilancio, che quindi tocchino nello specifico il bilancio della Federal Reserve, a me poco mi importa, avranno delle ricadute negative molto molto importante sulla vita di ognuno di noi, di aziende, di famiglie nel prossimo futuro. Ci aggiorniamo al prossimo video.